per entrare comunque nelle scuole è abbastanza difficile. Quindi un altro punto che volevamo cercare di sviluppare era quello proprio dei contatti, quindi anche noi attraverso dei contatti che abbiamo nelle scuole, se abbiamo mantenuto buoni rapporti con presidi, docenti e altro, vedere se attraverso loro era possibile fare la proposta di progetti proprio all'interno delle scuole. Anche noi pensavamo anche attraverso autogestioni, quindi vedere se in questo periodo di autogestione delle scuole erano aperte, disponibili, soprattutto i rappresentanti di istituto, quindi vedere questo. Ora è da stabilire, pensavamo oggi di cercare di stabilire un po' i contenuti di un possibile progetto che vogliamo proporre o agli insegnanti o ai rappresentanti di istituto o al collegio dei docenti. Questo per esempio è molto recente, gli hanno fatto molta pubblicità, spesso lo proiettano in eventi anche abbastanza importanti, e al cinema Aquila, in varie città, e è stato fatto comunque in collaborazione con la GEDO e col progetto Daphne, che è un progetto comunque internazionale. Guarda, noi della GEDO abbiamo un ottimo rapporto con Ettore Ciano e con la moglie, loro sono i punti di riferimento per quanto riguarda la GEDO Roma, e loro sono sempre disponibili a progetti, anzi soprattutto nelle scuole, e qualsiasi cosa riusciamo tranquillamente, credo, a coinvolgerli. Abbiamo anche il numero di telefono, quindi se vogliamo possiamo tranquillamente anche chiamarli, sì, subito. Sentire anche loro se hanno una scaletta, diciamo, standard. E questo invece è più vecchio, questo ha quasi una decina d'anni, credo, ormai. Di più. Più di più, credo, 98. Sì. E questo è proprio un confronto fra ragazzi e ragazze dei licei, perché è proprio stato svolto nei licei, dove si confrontano sul tema dell'omosessualità, dei ragazzi e delle ragazze omosessuali che parlano con questi studenti del liceo, e si confrontano proprio sul tema dell'omosessualità, si fanno domande. Ma loro così vive e svolge molte iniziative, insomma, sul territorio romano per la comunità gay. E io ho 16 anni, il primo giorno che sono andato lì era novembre 2004, proprio appena il giorno, e mi ricordo che prima di entrare ero dall'altra parte del marciapiede, ero da solo, e mi ricordo che non avevo coraggio di entrare perché era quasi oltrepassare una soglia, appunto, importante, no? Quella di fare il coming out, non più solo con sé, ma farsi riconoscere come omosessuale anche da altre persone. E dei volontari, specialmente uno, Antonio, che mi vide, mi invitò ad attraversare la strada e a fare il primo giorno. Fu organizzato perché il professore di diritto comunque era omosessuale, faceva parte di un'associazione omosessuale, e c'era la professoressa di italiano e un'altra professoressa che l'appoggiava. Si è riusciti a organizzare questa cosa, a coinvolgere il preside, tutte le classi, e siamo riusciti ad andare in Aula Magna a vedere il filmato. Ma però non viene reiterato il progetto? È stato un evento, diciamo, di un giorno. Però riuscirono a entrare nella nostra scuola perché ci fu fondamentalmente il docente che lo propose, con l'appoggio di una serie di docenti. Quindi o noi abbiamo dei contatti con gli studenti che sono rappresentanti o con professori, o semplicemente cerchiamo anche attraverso la GEDO di sentire. Voi avete dei contatti, o quelli che sono stati proposti da Antonio, che ha fatto una serie di documentari interessanti sul coming out di vari ragazzi omosessuali, ragazzi e ragazze, poi lo scegliamo insieme, vediamo. Se no, altrimenti proiettare il documentario Due volte genitori o Nessuno Uguale, con la collaborazione quindi della GEDO. Stiamo cercando anche di contattare, oggi abbiamo provato ma non hanno risposto, i genitori della GEDO, Ettore e la moglie, e vedere anche se loro hanno eventuali contatti, suggerimenti su quali scuole poter contattare e vedere un pochettino anche con loro come portare avanti il progetto. E poi pensavamo, dopo la proiezione, quindi di fare un dibattito, quindi un confronto diretto con i ragazzi, quindi vedere anche le loro domande, le loro curiosità, e eventualmente alla fine somministrare anche un questionario, che poi vedremo noi come gestirlo anche con l'aiuto di una psicologa, per capire un po' la percezione anche che i giovani e gli adolescenti hanno del tema sia dell'omosessualità, la percezione dell'omosessualità, eventuali atti di bullismo che hanno avuto o che hanno assistito nelle scuole. Poi vabbè, stavamo un po' parlando anche dei contatti, c'è Lorenzo che ha alcuni contatti con dei licei, anche Stefano. E poi un'altra strategia che si pensava, se non si riesce con questo progetto, anche di proporre eventualmente un concorso di idee sul tema proprio dell'omosessualità. Quindi eventualmente con, anche in questo caso, con gli assessori o in altri metodi, cercare di proporre un concorso di idee che potrebbe essere o fotografico o comunque manifesti, disegni, articoli, qualsiasi cosa che possa stuzzicare un pochettino i contenuti e comunque la partecipazione delle scuole.
ovviamente un concorso che dovrebbe essere a premi per cercare un attimino di accattivare più gente possibile. Dare la possibilità ai ragazzi poi di lavorare in gruppi, quindi diciamo di coordinarsi, è anche un modo poi per diciamo costruire un rapporto un po' più duraturo con le scuole e con determinati professori all'interno. Diciamo, il gruppo del DGP mi sta coinvolgendo perché è estremamente dinamico ed è costituito da un insieme di ragazzi che è molto attivo, intraprendente ed ha tante bellissime idee. Tant'è vero che abbiamo diciamo, strutturato proprio un laboratorio di idee che si è diviso in diversi gruppi, ogni gruppo si occupa di una tematica specifica. E io per esempio sono entrato nel gruppo che si occupa della tematica di comunità LGBT e in questo gruppo stiamo sviluppando tutta una serie di progetti, tipo il progetto scuola, che è molto interessante perché noi stiamo cercando di dare un taglio da una parte abbastanza snello, ma dall'altra parte che cerca di entrare in contatto diretto con i ragazzi. E in questo senso abbiamo proposto tutta una serie di attività. La cosa mi interessa molto perché penso che sia veramente un modo per i ragazzi del liceo, quindi in un momento specifico in cui magari hanno bisogno di un contatto, un primo contatto per alcuni, oppure di un contatto un po' più profondo per altri, penso che sia importante per loro avere un referente che potremmo essere noi. Io penso che in un territorio come Roma un progetto come questo possa essere in grado di cambiare tutta una serie di dinamiche, anche perché gli istituti superiori a Roma sono tanti, sono ben strutturati e c'è una parte di professori che potrebbe essere interessata a collaborare con noi. Nonché diciamo un insieme di ragazzi anche abbastanza maturi, quindi secondo me c'è un bel terreno su cui lavorare.